Ciao a tutti e benvenuti su K-Lab, io sono Vito. Oggi parleremo di un argomento caro a molti cosplayer, ovvero come illuminare i nostri cosplay. Prendiamo ad esempio questo reattore Arc. È figo, ma illuminato lo è molto di più. Guardiamo questo, è il mio casco di Meta B, uno dei cosplay realizzato poco prima che scoppiasse la pandemia. Ovviamente fa scena nel suo complesso, però con un effetto di luce è molto più figo. I LED aiutano a dare quel senso di high tech o di realistico o di magico ai nostri cosplay. Quindi oggi vedremo come realizzare un piccolo circuito che potrà essere utilizzato come base per i cosplay futuri. Questa volta il video sarà un po' più lungo, però vedremo tutti i passaggi per realizzare questo mini circuito. Prima di iniziare però dobbiamo introdurre due concetti base dell'elettronica: tensione e corrente. Non me ne vogliono i puristi, però questo video è un video introduttivo per chi non ha minimamente esperienza di questo campo. Ora, possiamo immaginare la corrente come un flusso di acqua, quindi è qualcosa che si sposta all'interno del nostro circuito, per la precisione sono gli elettroni che si muovono. Poi possiamo immaginare la tensione invece come l'energia che mette in moto questo flusso. Possiamo illuminare i cosplay in diversi modi, ma generalmente si usano i LED. Adesso passiamo al tavolino del laboratorio per vedere tutto quello che ci servirà per il nostro circuito. Bene, detto questo, direi che possiamo iniziare. Quando compriamo una batteria, troviamo indicata la sua tensione e la corrente, in grado di erogare espressa generalmente in ampere ora. Ciò significa che questa batteria ci fornirà al massimo quel valore in un'ora. Per esempio, queste batterie qui, che useremo nel nostro progettino, se vedete, adesso vediamo se lo riesco a inquadrare, c'è scritto che è una batteria da 3 volts. Non è indicata l'amperaggio, perché è uno standard, e solitamente si aggira intorno ai 200 mAh. È una batteria piuttosto piccola, contenuta, non ci dà tanta corrente, ma vedremo che per il nostro progetto è più che sufficiente. Se invece acquistassimo delle batterie stilo, per esempio queste batterie che sono ricaricabili, vediamo che la tensione è 1,2 volts e circa 1900 mAh, ovvero ci fornisce 1,9 A, quasi 2 A, per un'ora intera. Per illuminare il cosplay generalmente si usano i LED. Un LED è un particolare diodo che è attraversato da corrente e emette luce. Come tutti i diodi, adesso ve ne faccio vedere alcuni, questo per esempio è un diodo LED tradizionale. Come tutti i diodi, anche il LED è polarizzato e lascia passare la corrente in un solo verso. Infatti, se vedete, abbiamo due reofori, si chiamano, uno più lungo e uno più corto. Uno rappresenta il polo positivo, uno rappresenta il polo negativo. Valori tipici di corrente per far accendere un LED sono 15-20 mA. Oltre alla corrente è importantissima la caduta di tensione, ovvero la tensione minima necessaria a far accendere il LED dipende dalla corrente che faremo passare al suo interno. Questi sono dati che troviamo sui datasheet dei componenti, ma sono abbastanza standard e dipendono anche dal tipo di LED e del colore che noi abbiamo scelto. Un altro LED, per esempio, sono questi. Questi sono i LED in SMD. Quindi abbiamo prima questo, che è un LED tradizionale, per la precisione un LED da diametro 5 mm. Poi abbiamo diverse forme di LED, più o meno grandi. Vedete, qui sono tutti quanti LED SMD, ovvero che si montano su superficie piana. Queste sono comunissime strisce LED, facilmente reperibili in qualunque negozio di elettronica, su internet, eccetera. Sono piuttosto comode, ma richiedono un cablaggio un pelo più complicato, ma magari in un altro video glieli spiegherò meglio. Quello che farò oggi è realizzare un mini circuito che ci permette di accendere uno di questi LED. Che cosa ci serve? Allora, prima di tutto ci occorre una batteria e scegliamo questa bottone piccolina che vi ho fatto vedere poco fa. Poi un portapile, io ne ho comprati diversi, ne prendo uno. Avremo bisogno del nostro LED, partiamo con un LED rosso, dopo e magari prendo anche uno di questi che, come vedete, anche un'altra differenza vorrei farvi notare: esistono LED che hanno l'involucro colorato e LED invece che hanno l'involucro totalmente trasparente, però nonostante tutto questo è totalmente trasparente, è un LED blu. Esistono, non cambiano molto, solitamente questi sono di generazioni più recenti e molto più luminosi. Ci occorrerà anche un piccolo interruttore, anche in questo caso ce l'ho una bella scatoletta.
un po' di filo, il saldatore a stagno, questo. Poi avremo bisogno di un po' di guaina termorestringente e di un aspiratore. Questo è l'aspiratore, lo posiziono già. E dei pezzettini di guaina termorestringente, è una guaina che surriscaldata si stringe, quindi ci permetterà di isolare i nostri contatti. Prendiamo un pezzettino così. Lo stagno, questa viene chiamata la terza mano o ha nomi similari, fondamentalmente ci aiuta a tenere in posizione i componenti che andremo a saldare. Abbiamo bisogno di una resistenza. Cos'è una resistenza? È anche questo un componente elettronico che rende difficile il passaggio di corrente. Ora che abbiamo più o meno le informazioni necessarie a accendere un LED, è arrivato il momento di farlo. Partiamo dall'alimentazione. Abbiamo una batteria a bottone chiamata 2032. Ha una tensione di 3 volts ed è in grado di erogare circa 200 mA. Noi vogliamo accendere un LED rosso, la cui caduta di tensione, quella che vi dicevo prima, è pari a 1,8 volts. Adesso scegliamo quanta corrente vorremmo dare al LED, così da calcolare la resistenza di limitazione. Mettere la resistenza può sembrare inutile, ma è l'unico modo che abbiamo per regolare e limitare la corrente sul LED ed evitare che si scaldi troppo o si rompa. In questo caso direi 15 mA, che è più che sufficiente. Ora dobbiamo calcolare il valore della resistenza di limitazione, quindi avremo i 3 volts della batteria meno l'1,8 volts del LED è uguale a 1,2. 1,2 è la tensione in eccesso, l'energia in eccesso. Applicando semplicemente la legge di Ohm, se dividiamo la tensione per la corrente che abbiamo deciso di far passare sul LED, otteniamo il valore della resistenza, perché la legge di Ohm ci dice che V, la tensione, è uguale a R per I. Quindi facciamo la formula inversa e ci andiamo a trovare quanto vale la resistenza. La resistenza in questo caso è 80 Ohm. Siccome 80 Ohm non è un valore classico, standard, il valore più vicino è 82 Ohm e qui ho una resistenza di 82 Ohm. Ultima cosa che dobbiamo calcolare è la potenza che andrà a dissipare sulla resistenza. Questo dato serve per comprare la resistenza giusta. Il calcolo è piuttosto semplice, basta moltiplicare il valore della resistenza per la corrente al quadrato. Senza girarci troppo intorno, questa è più che sufficiente per la nostra applicazione. Lo so, tutti questi conti possono spaventare, ma Internet ci viene in aiuto. Se cercate su Google esistono tanti calcolatori automatici che vi daranno, inserendo la tensione, quindi che batteria avete, quanti LED avete e come li volete collegare, vi daranno tutte le informazioni necessarie sulla resistenza e sui valori di potenza in gioco. Bene, abbiamo tutti i valori e i componenti necessari, non ci resta quindi che realizzare il nostro primo circuito. Io taglio il polo positivo un po' più corto. Taglio un reoforo della resistenza. La resistenza non ha un verso, quindi possiamo collegarla come ci pare. Alla batteria, ho detto che il polo positivo è questo, quindi questo lo possiamo saldare direttamente qui.
eccoci qua, abbiamo il nostro primo circuito. Come vedete, premendo l'interruttore il nostro LED si accende. Possiamo realizzare circuiti con fili più lunghi, circuiti con fili più corti. Possiamo per esempio collegare direttamente il LED al portabatterie senza interruttore, quindi infilando direttamente la batteria questo si accende. E da qui possiamo spaziare come vogliamo, tutto dipende dalla nostra fantasia. È una guida introduttiva. Con questo sistema non si possono fare nessun tipo di effetti, non possiamo far lampeggiare il LED, non possiamo farlo accendere e spegnere in maniera più soft. È un'accensione diretta, però è un primo passo. Nelle guide future vi farò vedere come utilizzare le strisce LED, i LED SMD, come utilizzare Arduino per creare tutti gli effetti che siamo soliti vedere. Beh, siamo arrivati alla fine, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che lo abbiate trovato utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale così resterete aggiornati su tutte le prossime novità. Ciao!